Buongiorno, allora io sono a casa dei miei nonni perché Pietro sta al nido e quindi io ne ho approfittato per salire qui. Ho appena pubblicato un post, questo qui, e adesso sto preparando il post per domani e oggi voglio vloggare perché oggi pomeriggio andiamo a tagliare i capelli a Pietro, il suo primo taglio di capelli, e quindi mi sembrava proprio l'occasione da immortalare e insomma se riesco a condividere anche con voi. Quindi ora sta al nido, poi pranziamo qui appunto con i miei nonni e poi alle 5:30 abbiamo appunto la parrucchiera. E cercherò, insomma, verrà anche mia mamma, così riuscirò forse a filmare un pochino di più il momento. Sono un po', no, emozionata, però un po' mi spiace tagliargli i capelli. Però non so se vi ricordate che anche su Facebook vi avevo detto che tantissimi mi scambiano Pietro per una femmina e dico ok, una volta, due, tre, ma veramente tanti, cioè ogni volta che usciamo, gli sconosciuti si dicono ciao, bellissima! No, è un maschietto. E quindi, però, soprattutto in questa zona qui, ha tutti i ricciolini che sono un po' troppo lunghi alla fine, cioè riesco a fargli il codino dietro. Quindi andremo a dargli una sistemata. Quindi niente, ci vediamo più tardi. Ciao! Sarò tutta storta, aspettate, vediamo se riesco a posizionarmi meglio, ok. Sono andata a prendere il signorino che adesso vi farò vedere, siamo tornati dall'asilo, vero Pietro? Sei stato bravissimo, ha detto la maestra, che poi hanno fatto anche un bel... Essendo il gioco insieme, magari vi metto il link del post del blog dove ve l'avevo spiegato, perché appunto non è un vero e proprio nido, cioè nel senso non è che lui va al nido tutte le mattine, mangia là, cioè no, lui va 2 ore, 2 volte alla settimana, cioè 2 mattine a settimana, un paio d'ore, e appunto è un gruppetto di bambini che fa questa tipologia di nido, no? Che viene chiamato gioco insieme ed è una opportunità secondo me molto 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 bella. Adesso siamo arrivati a casa dei miei nonni e mangiamo e ci vediamo dopo. Ciao! Allora, adesso abbiamo fatto il riposino, cioè ha fatto il riposino. Ah, sta mangiando la banana, vero? E tra un pochino ci prepariamo per andare a zac 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 tagliare i capelli di questo bambino. Eh sì? Hai voglia? Ma sì, il piede davanti all'obiettivo metti tu. Manda un bacino. Bravo amore! Thank you.
Sempre. Bravo. Vieni, vieni, vieni. Eccoci, adesso siamo in macchina e stiamo appunto andando a tagliarci i capelli. Sono un po' emozionata. È una prima volta, quindi già questo preclude, cioè include già tante emozioni alla fine. Devo ricordarmi di tenere la ciocchetta di capelli per ricordo da mettere nell'album delle foto, probabilmente vicino a una foto che richiami il, cioè di una foto di oggi che farò. E sto facendo il vlog, quindi anche questo sarà un ricordo del momento. E ultimo, ma non per importanza, speriamo che lui sia di buon umore, che gli vada bene la situazione. Vengono anche i miei genitori, perché fatalità erano a casa oggi, e quindi mi aiuteranno, così ho più probabilità di fare il vlog, cioè il video. Il vlog lo sto già facendo. Ho più probabilità di fare il video se ci sono loro, perché o filmano loro per me o tengono loro pietre, filmo io, insomma adesso vedremo. Ma da sola non ci sarei proprio riuscita a filmare, immagino. Comunque ci vediamo dopo, ciao! Guarda che guance arrossate che hai! Hai caldo, amore? C'è il sole oggi, hai ragione. Vero? Comunque, il prima del cappellone, eccolo qua. Adesso scendiamo e aspettiamo i nonni che arrivano. Ok? Fai ciao? Ciao amore, aspetta, metti pausa. Ok, guarda, ecco, guarda lì un attimino. Non mi fila, Pietro. Guarda che salutiamo le zie e finiamo il vlog. Non ci pensa nemmeno. Comunque, vi metterò la foto del prima e del dopo parrucchiera. Allora, sono riuscita a fare a finire il vlog, quindi solo esclusivamente grazie ai miei genitori. Se non ci fossero stati loro non ce l'avrei fatta. E il consiglio che veramente dopo l'esperienza vi do è di andare accompagnati, perché almeno uno tiene il bimbo, l'altro lo distrae e insomma si riesce a fare. Io avevo anche il terzo, cioè il nonno, cioè mio papà, perché almeno lui poteva filmare. Insomma, quattro persone, cioè tre persone per un più la parrucchiera, quattro attorno a un bimbo povero. Comunque il risultato ci piace tantissimo. Insomma, il risultato mi piace tantissimo. La Giada, la parrucchiera, è stata bravissima. E quindi, a parte un po' il panico iniziale e finale, quando insomma gli è andato un po' di capelli sul viso, che gli ha dato fastidissimi.
Niente, comunque l'esperienza insomma alla fine è stata positiva, sono contenta del risultato. Ciao a tutti! Ciao! Niente, lui è nella sua fase YouTube, cartunito e via dicendo. E spero che anche questo videovlog vi sia piaciuto, fatemelo sapere in un commento qui sotto e fatemi sapere le vostre esperienze per la prima volta dal parrucchiere con i vostri bimbi, che sono curiosissima di com'è andata. Vi mando un bacione, anche Pietro manda un bacio. Va bene, ok, non l'ho inquadrato ma ve l'ha mandato e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!